leggi di Keplero, un elemento fondamentale per le teorie newtoniane furono gli studi condotti da Galileo Galilei, scienziato italiano seguace delle idee di Copernico. Galilei formula la legge della caduta libera dei corpi, affermando che la velocità che un corpo acquisisce alla fine della caduta non dipende dalla massa del corpo. Proprio così, la massa non influenza la velocità della caduta dei corpi. Purtroppo, l'esperienza diretta non sembrava supportare la teoria di Galileo. Provò lui stesso a lasciar cadere delle sfere d'oro, di piombo e di cera dall'alto della torre di Pisa. Anche se le sfere giungevano a terra quasi nello stesso momento, non si poteva confermare l'esattezza della sua teoria. L'atmosfera ostacola l'esperimento. Come dirà Newton, è necessaria la presenza del vuoto perché si abbia la perfetta sincronia della caduta. Per ottenere un risultato corretto è importante approssimare il campo gravitazionale terrestre con un campo uniforme. Buona approssimazione se ci limitiamo a piccole regioni della superficie terrestre. In più, il tutto vale se si considera un sistema inerziale. Quando i corpi cadono, a causa della presenza dell'aria attorno ad essi, nasce una forza che ostacola la loro caduta libera. Per questo Galilei fece fatica a dimostrare direttamente questa teoria, presentando però una più che convincente dimostrazione matematica del fatto che lo spazio percorso dall'oggetto sia proporzionale unicamente al quadrato del tempo di caduta e non anche alla massa. La dimostrazione fornita dallo scienziato è piuttosto lunga e complessa e quindi in alternativa si utilizzano i concetti moderni di derivata ed integrali con l'obiettivo di giungere alla stessa conclusione. L'accelerazione di un corpo in un dato istante è per definizione uguale alla derivata prima nel tempo della funzione velocità. Detta g l'accelerazione che subisce un corpo in moto di caduta libera, sia che v' di t è uguale a g. Integrando nel tempo ambo i membri, si ottiene che v di t è uguale a g per t più una costante di integrazione. Si ottiene così la legge della velocità di un corpo che cade di caduta libera. Ipotizzando la velocità iniziale del corpo nulla, la costante di integrazione sarà uguale a zero. Per definizione, la velocità del corpo è uguale alla derivata prima della posizione del corpo nel tempo. Si avrà dunque che S' di t uguale a g per t. Integrando ambo i membri dell'uguaglianza nel tempo, si ottiene così che lo spazio percorso dal corpo sarà uguale a 1/2 g t al quadrato più una costante di integrazione d. Ipotizzata la posizione iniziale del corpo nulla, la costante di integrazione d sarà uguale a 0. Abbiamo visto così che lo spazio percorso dal corpo S è proporzionale al quadrato del tempo t. Tuttavia, l'ingegno di Galilei fu tale da trovare un'altra via per dimostrare la sua teoria. Osservando le oscillazioni dei pendoli delle lampade appese al Duomo di Pisa, immaginò il moto dei pendoli in analogia a un corpo che continua a scendere e salire da un piano inclinato. Il fatto fenomenale è che tutte le lampade, indipendentemente dalla loro massa, impiegavano lo stesso tempo a percorrere un'oscillazione. Tempo uguale a 2 per pi greco per radice quadrata della lunghezza su g. Egli ne concluse che tutti i corpi dovessero presentare la stessa velocità di caduta su ciascuno di quei piani inclinati, tra cui anche il piano verticale. Replichiamo insieme l'esperimento del pendolo. Si prendono due oggetti di masse differenti, nel nostro caso di 70 grammi e di 240 grammi, agganciati a dei fili di pari lunghezza. Si nota che le loro oscillazioni sono uguali. Potete replicare a casa l'esperimento, ma attenzione! La resistenza dell'aria agente sui corpi potrebbe variare significativamente in base alla forma degli oggetti utilizzati e potrebbe invalidare il vostro esperimento.
Galileo Galilei, dunque, sotto le ipotesi già presentate precedentemente, afferma che se due corpi di masse diverse vengono lasciati cadere da una stessa altezza, raggiungono il suolo nel medesimo istante. Vedere per credere. L'esperimento teorizzato da Galileo vide a posteriori un'effettiva realizzazione in un ambiente finalmente adatto. Nel 1971 l'astronauta David Scott della missione Apollo 15 lasciò cadere sulla superficie lunare un martello e una piuma dalla stessa altezza contemporaneamente. Cosa sarà successo?